Ciao a tutti, 25 novembre, qua fa sempre più freddo, come fa sempre più freddo mi aggiungono sempre più una coperta. Oggi sono riuscita a chiudere anche la porta, la finestra, e io sono qua. Aggiornamenti, è stata una giornata abbastanza triste, dicevo, quando la Farnesina dice alle persone che io sarei ospitata in un luogo per stranieri. Oggi più che mai mi sono resa conto che questo posto è veramente un posto per gli stranieri e i diritti umani. L'altra notte avevo già sentito di alcuni abusi su questo ragazzo che penso abbia dei problemi di droga, l'hanno portato qua e la notte ha delle crisi d'astinenza. E per quanto io non sia d'accordo comunque con le maniere violente, anche solo per aiutare una persona che deve superare le crisi di droga, comunque crisi d'astinenza, comunque poi ero riuscita comunque a dormire. Invece stanotte ero seduta qua e ho sentito questo bambino piangere. Poi ho sentito delle urla, lo stavano sgridando in modo molto forte. E poi ho iniziato a sentire i colpi della cinta, lo stavano frustando con una cinta. Al che sono scesa, io ho accesso, posso prendere l'acqua calda per farmi il caffè. Sono scesa con la mia tazza, con la scusa di farmi il caffè perché volevo vedere con i miei occhi cosa stava succedendo. Erano in due che picchiavano questo bambino. Voi non avete idea dello sforzo che ho dovuto fare. Sono rimasta là immobile che gli guardavo, disgustata, e c'era una delle guardie che mi diceva go, go. E io non riuscivo neanche a muovermi, lo guardavo, ho dovuto fare uno sforzo proprio per... Non potevo salvare il bambino perché sarebbe successo qualcosa anche a me e comunque sarebbe poi stato anche peggio. Almeno spero che il fatto che siccome stavo guardando e comunque gli ho fatto capire il mio disprezzo e la mia indignazione per quello che stavano facendo, comunque poi si sono fermati. Quel bambino è stato portato nell'altra parte del caseggiato e l'ho sentito piangere ancora, io ho sentito tante altre urla, però penso che magari si siano contenuti un po' di più. Voi non avete idea di come io mi sia sentita. Questo è un centro per il recupero di bambini, homeless, persone che non hanno un tetto, eccetera, per il recupero. Da website oggi stavo di nuovo leggendo. Stavo rileggendo un po' di cose e praticamente loro vivono anche di sussidi e di donazioni degli altri. Non lo so, queste donazioni per cosa? Per maltrattare questi bambini in questa maniera? Fatemi uscire da questo posto perché io veramente se non esco da qua faccio una strage, faccio veramente una strage. Poi la persona che più mi sta sulle balle in questo posto non è una delle persone che lavorano qua, ma bensì è uno che sta qua. Anche lui sta in cella, anche lui lo chiudono dentro la notte ed esce la mattina, però è come se fosse il cane da guardia, no? Lui è il primo che gli aprono la porta e poi lui va, apre le porte a tutti, fa tutte le faccende e in più è anche quello che era uno dei due che stava frustando il bambino, perché evidentemente gli fanno fare anche i lavori sporchi, no? Infatti anche il giorno che quella guardia mi ha messo le mani addosso a me, ho pubblicato la foto che mi ha spinto, mi tirava per farmi uscire fuori dal suo ufficio. A un certo punto lui ha chiamato questo signore, me l'ha mandato. Io mi sono immediatamente tolta la mia ciabatta di legno, l'ho proprio guardato e proprio in sardo gli ho detto Brovanci di spacco savacci. Deve essere che comunque il sardo ha funzionato, ha visto comunque la luce nei miei occhi, mi si è fermato, non ci ha neanche provato a mettermi le mani addosso a me. Però evidentemente loro questi lavori sporchi li fanno fare a questo tizio perché se lo facesse un dipendente, loro passano guai, infatti, invece se lo fanno fare ad una persona che è un ospite di qua, sono sempre cose fra ospiti e non ospiti, fra le persone che stanno qua, quindi comunque nessuno incorrerebbe in nessun guaio. Sono veramente disgustata, mi ha fatto veramente schifo quello che ho visto oggi, le urla di questo bambino mi hanno veramente straziato.
mi piacerebbe salvarli tutti, mi piacerebbe aprirgli la porta una notte, proprio aprire le porte a tutti e dirgli andate, uscite, riprendetevi la vostra libertà. A volte mi sento, io ora mi sento pure in colpa di avere delle coperte extra e loro mi guardano come se io fossi la super privilegiata e sto vivendo in condizioni pessime per quelli che dovrebbero essere gli standard comuni, no? E loro guardano me proprio come se io fossi quella fortunata perché ho giusto qualche coperta in più e qualcuno che mi porta del cibo pulito e le sigarette. Incredibile. Incredibile, povere persone, mi dispiace tanto per loro, mi dispiace veramente tanto vedere come il mondo possa essere crudele. Anyway, domani vedrò di riuscire a recuperare delle cose buone per questo bambino e fargli tante coccole, spero di incontrarlo. Invece i miei aggiornamenti della giornata, qua sono già l'una meno un quarto, che ora è? Sì, l'una meno un quarto. Ho trascorso tutta la giornata al telefono e al computer ed è ieri che mi sarebbe dovuto arrivare un pacco dall'Inghilterra con la carta sostitutiva, il mio bancomat, che ne ho uno nuovo, la banca me l'ha spedito in Inghilterra e un amico me l'ha spedito via DHL. E poi aveva messo dentro questo pacco anche un telefono di questi vecchi, non smartphone, con una scheda inglese, che mi serve come telefono di scorta e volevo proprio un numero che non fosse vietnamita controllabile. E inoltre poi mi aveva messo anche dei prodotti personali miei per l'igiene intima, quelli senza additivi. Lo aspettavamo, era una spedizione extra express con la DHL che è costato un sacco di soldi e lo aspettavamo per ieri. Ieri controllavo il truck bla bla, niente, diceva che era bloccato in Vietnam, anzi era arrivato a Bangkok e stamattina sarebbe dovuto essere qua, quindi già in ritardo per quelle che erano le previsioni. Poi stamattina mi sono svegliata subito, guardo, 10:30 arrivato nei loro depositi, ma non si muoveva. Tutto il giorno che controllavo niente, sto pacco non si muoveva. A un certo punto alle 3:30 mi chiama questa signorina e mi dice che mi doveva mandare un'email perché c'erano delle formalità da risolvere, che questa era già una cosa strana, però dici, vabbè, era un pacco semplicissimo, avevamo evitato, mi volevano inviare anche tabacco. Il mio tabacco, quello che fumo io invece di fumare queste sigarette schifose, e gli era stato proibito. La DHL gli aveva dato tutte quelle che erano la lista delle cose proibite da inviare in Vietnam. Quindi non tabacco, non un sacco di altre cose, quindi si era tutto minimizzato alla mia carta Barclays, una SIM card, questo telefonino di zero valore, un deodorante e un dentifricio, finito, non c'era nient'altro, ricaricabatterie. Quindi già strano che questo pacco fosse stato fermato. Comunque mi manda questa email complicatissima con un sacco di minchiate dove poi io richiamo il customer service e mi dicono: ma no, no, ma sa cosa c'è? Lei deve soltanto confermare che è per uso personale. Io ho detto: beh, ma non si vede che è per uso personale, voglio dire, c'è una carta bancaria che non è business con il mio nome sopra, il mio nome, un telefonino da niente, un dentifricio e un deodorante. Secondo lei ci dobbiamo fare business? Comunque, e già questo era stranissimo. Nel frattempo questo amico chiama la DHL, che anche loro erano super sorpresi che questo pacco fosse stato bloccato, perché un pacco come questo era veramente normale routine. Comunque, questa signorina mi dice: no, no, deve solo confermarci che è che è per uso personale, e inoltre questo cellulare, è strano, comunque risponda alla nostra email. Comunque, io rispondo a questa email dove
confermo che è per uso personale, bla bla bla, e mi rispondono di nuovo con un'altra email. Quindi continuando a farmi perdere tempo e far finire la giornata lavorativa. E io già ad incazzarmi e dirgli: scusate, ma questo pacco era fermo dalle 10:30 da voi. Mi avete chiamato alle 3:30 del pomeriggio per dirmi di queste formalità? Cioè, in tutte queste ore, questo era un pacco express. Si presuppone che voi siate immediati in tutto quello che dovete fare. Questo pacco doveva arrivare in 2 giorni e al terzo giorno è bloccato. Voi sprecate un quarto giorno là, così, giusto per ricevere un'email, per delle domande stupidissime come uso personale, perché voglio dire, che business puoi fare con quelle quattro fesserie che ci sono là dentro? Tra l'altro, una cosa super personale come un bancomat. Comunque, mi arriva l'altra email dove dice: ah no, per le formalità, per le leggi vietnamite, non possiamo ricevere telefoni vecchi. Solo nuovi. Se è nuovo, ci dica qual è il valore, il suo valore, oppure ci confermi se è vecchio, e tra l'altro ci invia una copia del suo passaporto. Boh. Che tu dici, il passaporto io lo dovrei semplicemente far vedere alla consegna come documento di riconoscimento, alla consegna del pacco, punto. Che questa cosa che non possono entrare le cose di seconda mano in Vietnam è un'altra grandissima cazzata. Quindi ho risposto di nuovo a questa email dove gli ho detto: guardate, a me questo telefonino mi serve o non mi serve? Ha valore zero, se volete buttatelo alla spazzatura. Inviatemi immediatamente questo pacco celere che abbiamo pagato un botto di soldi. Nel frattempo l'ufficio ha chiuso, spariti. Sono io che ho le manie di persecuzione? Però questo pacco, dopo che è stato inviato, il mio amico ha anche inviato un'email al direttore di questo posto, dove gli ha detto: innanzitutto sto inviando questo pacco importantissimo a Gemiliana perché c'è la sua carta bancaria di cui ha bisogno immediatamente, perché l'altra è scaduta proprio nei giorni scorsi. Secondo, quindi senza carta non posso fare una minchia. Secondo, gradirei anche conferma delle ragioni perché la signora Sorgia è nel vostro istituto, in quanto l'ambasciata d'Italia si rifiuta di dare spiegazioni. E quale sia il coinvolgimento dell'ambasciata italiana? Non gli hanno risposto all'email, e questo email e questo pacco stranamente ha trovato un sacco di problemi che non è ancora arrivato. Poi ieri avevo trovato anche un negozio nella disperazione proprio della fame, eccetera, perché poi io mi sono resa conto che la balla che mi era stata detta che soltanto l'ambasciata può venire qua è una grandissima balla, ok? Allora, ho fatto una ricerca in internet e ho iniziato a cercare dei negozi che mi potessero portare il cibo qua, così posso finalmente ricevere il cibo che voglio io. Giusto, e le sigarette e tutto quello che mi serve. Allora ho trovato vari negozi e poi ho trovato questo negozio semi italiano che vende tutti i formaggi, il pane buono, frutta e verdura, in più fanno cucinano anche, quindi gli ho chiesto anche se ci potevamo mettere d'accordo per avere tutti i giorni il mio cibo qua all'una, il pranzo e la cena, una volta al giorno avere il delivery e avere i miei pasti ad un orario decente. All'inizio questo ragazzo è stato gentilissimo, super efficientissimo, però mi ha detto: guarda, oggi è Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, quindi siamo molto impegnati con tutta una serie di delivery, però domani assolutamente farò di tutto per farti avere tutto. Tra l'altro lui però aveva il problema che non ha PayPal. E quindi doveva, insomma, vedere come fare per questo pagamento, e poi tra l'altro io sto ancora aspettando la carta. Però in un modo o nell'altro avremmo trovato la soluzione, perché io comunque online posso già pagare, i dati della carta ce li ho, quindi online potrei pagare. Oggi è sparito. Gli ho riscritto stamattina, eravamo d'accordo che stamattina mi avrebbe dovuto portare il cibo, e invece è sparito. Gli ho scritto e mi ha risposto con questa email: ah, ma sai, anche oggi siamo molto impegnati sempre con il Thanksgiving,
Poi mia moglie si è ammalata, quindi c'ho anche mia figlia, non potrei venire da te perché io mia figlia la porto sempre con me, quindi facendomi capire che non voleva portare sua figlia ovviamente in questo istituto per fare il delivery, perché il giorno prima era stato molto gentile. Non so se aveva fatto, perché io gli avevo scritto la prima email dicendo: guarda, sono detenuta in questo luogo. L'ambasciata d'Italia, gli ho fatto presente immediatamente, gli ho detto: non sono una criminale, non ho commesso nessun crimine, sono in questa situazione per le solite fesserie della diplomazia italiana. Tra l'altro ora si stanno comportando così male da non garantirmi nemmeno quelli che sono i miei bisogni primari in un modo decente, quindi adesso disperata sto cercando qualcuno che possa portarmi il cibo di cui ho bisogno e le necessità. E lui è stato gentilissimo, mi ha scritto delle parole bellissime, mi ha detto: ah, guarda, tieni duro, capisco bene, tutto ha un senso. Anche la seconda email, quando poi abbiamo di nuovo parlato, gli ho dato la lista, eccetera, era proprio, mi diceva: non so come esprimerti veramente quanto mi dispiace, eccetera, eccetera. Invece oggi cambiato completamente. Cioè, sparito, io cioè, mi ha risposto a questa cosa, io gli ho risposto nuovamente e gli ho detto: guarda, se il problema è semplicemente la consegna, facciamo così: pago anche il taxi, metti tutto in un taxi e fammelo avere con un tassista, ok? Sparito, non ha più risposto. Avevo fatto un ordine anche al body shop per avere lo stesso anche dei prodotti perché non ho niente. L'ambasciata mi aveva mandato, quando avevo detto che avevo bisogno di un sapone, mi aveva mandato questo bagnoschiuma di quelli da $1, di quelli che come ti lavi la pelle fa crack. Comunque è quasi finito perché l'ho usato anche per fare il bucato. Allora ho trovato c'è il body shop online e ieri ho fatto un ordine anche nel body shop per il sapone, lo shampoo, la crema, tutte le cose che avevo finito quando ero in aeroporto e sino ad allora non ho avuto la possibilità di comprarlo. Quindi ho fatto questo ordine anche al body shop. Spariti. Ho scritto anche un'email al customer service per confermare il mio ordine, sapere quando pensavano che, insomma, quale sarebbe stata la data che avrei ricevuto questo ordine. Anche loro non hanno risposto. Così. È come se io fossi dentro questa bubble dove l'ambasciata può entrare. Solo l'ambasciata, però l'ambasciata l'avete sentito ieri la mia telefonata alla Farnesina, no? Che abbiamo poi parlato con la segreteria dell'ispettorato dove ho lasciato una nota e ho chiesto insomma che finalmente mi chiamassero, che io sto aspettando. Voi li avete sentiti? Io no. A me una spiegazione non me la vogliono dare. Eppure a voi dicono che non ve la possono dare per non rompere la mia privacy. Però sarebbero più onesti se vi dicessero: non lo diciamo a voi come non lo diciamo neanche alla signora Sorgia, perché anche a me mica me lo dicono. Questa è una follia. Questa è veramente una follia. Io non so più cosa pensare. Mi aspettavo che oggi avrei ricevuto un'altra delle solite visite con le minacce, perché gli ultimi 2 venerdì trascorsi qua sono sempre venuti. Il primo venerdì era venuto quell'alta carica della polizia a farmi prima le proposte e poi le minacce. Quando le proposte non avevano funzionato, aveva iniziato con le minacce e non avevano funzionato. Io l'avevo lasciato dicendogli: accolgo la vostra proposta che io lasci, me ne vada di mia spontanea volontà, se prima mi fate incontrare con il ministro degli affari esteri. Mi fa parlare con lui e mi fa uscire con onore, dove io comunque chiarisco tutto quello che è accaduto da parte anche di tutti gli altri italiani indignati che hanno firmato anche questa petizione per una ragione, e io uscirò di mia spontanea volontà, ci pace bene, ci stringiamo la mano con un chiarimento importante per garantire un miglior futuro per gli italiani e soprattutto i sardi. In Vietnam ci stringiamo la mano, pace amore, io esco. Glielo ho anche scritto, mi sono fatto dare carta e penna, gliel'ho scritto e gliel'ho dato. Gli ho detto: questo è il mio contratto, questo è quello che io vi offro.
spariti. Il venerdì dopo invece è venuto di nuovo il poliziotto che mi ha portato via dall'aeroporto, che lui invece è stato un po' più cattivello. L'ho scritto nel mio blog, potete vedere il resoconto di quello che ha fatto questo disgraziato, dove addirittura si è permesso di dire che questa offerta che io avevo fatto al ministro Pan Bi Min, lui dice che il ministro Pan Bi Min l'ha rifiutata. A me sembra un po' strano, e comunque il ministro Pan Bi Min ce lo dovrebbe dire pubblicamente che la rifiuta, perché a fronte di tutto quello che è accaduto, che pensino di poter mettere tutto sotto il tappeto così non va bene, non va bene. Perché io rappresento tante altre persone alla quale è stata fatta la stessa cosa. E qua qualcosa deve cambiare in questi termini, perché noi abbiamo dei diritti che vanno rispettati e questi imbroglioni corrotti devono pagare qualche volta. E io sono sicura che se diciamo no e gli mettiamo all'angolo come sto facendo io, la prossima volta ci penseranno su due volte. Perché in questa situazione è uscita fuori proprio questa di verità, dove tutti dicono, ma tanto, è sempre stato così, e che fai? Lo cambi tu? No, io da sola certo non lo cambio, non sono così folle da pensare che io da sola lo possa cambiare, ovviamente. C'è bisogno di tutti voi. Poi, se voi non ci siete, io continuo a farlo lo stesso e magari non lo cambierò, però la mia coscienza sarà a posto. E questa è una situazione di non ritorno. Non posso uscire ora così. Sarebbe ingiusto, sarebbe veramente ingiusto per tutti, perché se io uscissi ora così, loro diventerebbero ancora più forti. La prossima volta servirà una persona più forte di me per riuscire a far smuovere qualcosa, perché quando incontreranno un'altra persona con la mia stessa forza non avranno paura, perché diranno, beh, quella l'abbiamo combattuta lo stesso, ma va. Quindi mi rifiuto di abbandonare ora. Mi rifiuto, al massimo mi dovranno avere sulla coscienza. Come avranno sulla coscienza questo povero bambino che ho visto oggi frustare. Maledetti possano crepare all'inferno. Buonanotte a tutti. Vediamo cosa accadrà, se almeno domani riceverò il mio pacco e se riceverò finalmente anche il cibo. L'ambasciata oggi, non so se me l'ha spedito l'ambasciata il cibo che ho ricevuto oggi, anche oggi era alle 3:30 del pomeriggio. Però non era il solito cibo, almeno decente, pulito, che mi mandavano loro. Era cibo vietnamita. Io penso che fosse fatto in queste cucine, poi l'hanno messo in questi pacchetti perché era lo stesso riso sporco, puzzolente. Erano tanti pacchetti, hanno fatto vedere che mi avevano portato un sacco di cibo. E invece erano tutti pieni di riso, qualche verdura. Allora ho fatto tutti i pacchetti, li ho tutti divisi. Io mi sono tenuta solo la frutta e le sigarette. Ho fatto tutti i pacchetti di tutto questo cibo e l'ho regalato alle signore oggi. Quindi infatti oggi ho mangiato solo frutta, perché poi speravo che comunque quel ragazzo mi avrebbe fatto il delivery, invece è sparito. Magari domani ci riproviamo. Il negozio si chiama Oasis. E anche ho un bellissimo website, ho ordinato la mozzarella, i pomodori, l'olio d'oliva e anche due cannoli siciliani. Incrociamo le dita e speriamo che veramente domani mi portino almeno il cibo. E poi il pacco. E poi scriveremo un'altra email al direttore di questo posto perché lunedì mi deve parlare per forza. Denuncio anche lui, non è possibile che io sono in questo posto e lui si rifiuta di incontrarmi e di mostrarmi i documenti che provano che lui mi può tenere chiuso in questo posto. Insistete anche voi con la Farnesina. Mariano, ci sei? Stai guardando? Mariano, ci sei? Yeah, Mariano, ci sei? Mariano. Riesco a metterti in video, vorrei riuscire a parlarti. Come si fa? Invite. Ok, vediamo se riesco a metterti nel video. Mariano, ho visto, grazie mille, ho visto della lettera pubblica che hai scritto alla, come
come si dice, alla presidente della regione, il signor Pigliaru, non so dove si mette l'accento, scusate, e mi hanno rimproverato che se non metto l'accento al posto giusto poi mi dicono che non sono una vera sarda. Sarà. Mariano, grazie per questa lettera. Non so se la leggeranno, non so se la leggerà. Io gli ho mandato anche due messaggi, alla quale non si è degnato nemmeno di mandarmi un'email o di, non lo so, manifestarmi almeno solidarietà. Non lo so se gli servono più prove di tutto quello che ho attraversato sino ad ora, tutto quello che ho subito sino ad ora da questi disgraziati. Comunque a te fa onore quello che hai fatto, intanto questa lettera resta, vediamo un po'. Grazie mille. Ciao a tutti, buon weekend.